Era da tanto tempo che aspettavo di riabbracciare Napoli e i miei napoletani. Ed ecco che Piazza del Plebiscito si offre a me in tutto il suo splendore. Live Festival 2024 è un programma di concerti che si terranno in Piazza Plebiscito e allo Stadio Maradona a partire dal 31 maggio. L'iniziativa, inclusa nel progetto Napoli Città della Musica, è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Sono molto fiero di partecipare a uno di questi eventi che si faranno a Napoli nel mese di giugno. Il mio sarà il 29, il giorno di San Pietro, allo stadio come ha visto bambino sulle gambe del nonno nella curva B. Apertura al Maradona con Gianni Fiorellino, a cui seguiranno Ultimo, Inegramaro, Geolier e Nino D'Angelo. A Piazza Plebiscito si esibiranno invece Gigi D'Alessio, Renato Zero e Tropico. Il 27 giugno si terrà il concerto Radio Italia Live, realizzato in collaborazione col Comune di Napoli. Ogni artista che partecipa al festival sosterrà un progetto solidale del territorio attraverso associazioni e fondazioni locali. Hanno scelto Focus in realtà per scegliere i quartieri spagnoli, perché Renato Zero verrà, sì, farà un'intervista a Focus speciale, però regalerà anche la muta di magliette alla squadra di calcio dei quartieri. Ultimo inviterà ragazzi del centro di disabilità cognitive che abbiamo a Focus e altri delle scuole per essere presenti come spettatori privilegiati al suo concerto. Ma Inegramaro, insieme soprattutto ad Alex Daniele, quindi la Fondazione Pino Daniele, stanno regalando da mesi una formazione a una ventina di ragazzi delle nostre scuole medie che andranno a suonare con Inegramaro e con San Giorgi sul palcoscenico del Maradona, davanti a 50.000 persone che sono i loro cittadini, che vedranno come nei quartieri spagnoli sono dei ragazzi eccezionali.